Black Hall è il pub più bello, più innovativo, più giovanile, più saporito di Salerno più e nero, provincia. Ovviamente. È chiaramente più nero. Più nero. Però stasera è verde e giallo oro, va? Sì, colori brasiliani. Colori brasiliani, guarda un attimo lei. Scusami, ecco qua, lei è brasiliana. Lei è brasiliana, come si mangia qui al Black Hall? Benissimo, devi venire tutti brasiliani, tutti italiani, perché si mangia bene, beve bene, si diverte bene, tutto bello. Cosa hai mangiato tu questa sera? Pollo fritto, insalata, adesso viene riso e fagioli. Ed era buonissimo. Tutto buono. È a caipirinha, no? Non si può dare a caipirinha, che è veramente ottima. Come si muovono i brasiliani? Fai vedere un attimo. No, come si muovono i brasiliani? Come si muovono? Lo facciamo muovere già prima, no? No, lo facciamo. Possiamo vedere come si muovono? Movimento di bacino. Eccola. Beh, bisogna venire al Black Hall per vedere tanta bellezza. Tanta bellezza brasiliana, tante cose belle. Come ti chiami tu? Flavia. Flavia, sei bellissima. Grazie. Ciao. Un bacio a tutte, no? Non venire. Cazzarola, quanto è buona qui al Black Hall. E come balla, e mamma come mia. Vabbè, solo loro lo possono fare questo. E allora, visto che siamo a Black Hall, facciamo vedere che sta succedendo. Ciao, ciao. Quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver. A beleza pura do nascer. Uma flor brilhando a luz do sol. Pescadora entre mar e plantão. Pensamento livre quanto o céu. Imagina um barco de papel. Me para pra não mais voltar. Como tudo me manja. Como tudo me manja. Como tudo me manja. Timbalaê, quando vejo só vejo o mar. Timbalaê, toda vez que vai repousar. Timbalaê, quando vejo só vejo o mar. Se si parla di Brasile si parla di culo, se si parla di culo guardate che culo che c'ha sta giovane donna! L'unica cosa che più o meno di brasiliano ho indossato stasera. Ma il resto sono nera, come sempre. Anche perché siamo in tema di mondiali, quindi il Brasile ci azzeccava benissimo stasera. Noi abbiamo anticipato, aspettiamo i mondiali.
dove avremmo dovuto farla giovedì prossimo, però ci siamo un attimino anticipati in previsione dei mondiali. Giovedì prossimo ci sarà la serata greca. Oh. Quindi rimaniamo sul mar Mediterraneo, prodotti mediterranei. Non rimaniamo, andiamo. Andiamo, perché magari. Siamo, sì, siamo partiti. Ma magari. Però, mentre sei del Brasile si sa quello che si mangia, che cosa si beve. Del greco io ne so poco. Allora, sì, ci sarà ovviamente la moussaka, questa bellissima parmigiana greca fatta con carne macinata, melanzane, patate, pomodoro, parmigiano. Buonissimo. So che c'è il formaggio di pecora dovunque. Poi sì, ci sarà la feta. La feta. Quindi l'insalata con la feta. E poi dopo questi souvlaki che sono dei... Quanto fete? Quanta feta c'è? Tantissima fete, sì, fete dappertutto. Ale! Sta bene. E poi uso, che oppa. E poi alla fine. Bello, questo è amore mio. Grazie. E quindi il divertimento qui al Break Hall c'è, ma non solo i giovedì. Assolutamente. Che stiamo organizzando, state organizzando. Giovedì, venerdì, abbiamo una bella serata, adesso domenica, con musica dal vivo. C'è una cover band dei Pink Floyd che si chiamano Old Fears, sono conosciutissimi in Campania, sono bravissimi, 5 ragazzi che suonano dal vivo. Questo muro lo abbattiamo. Davide, assolutamente, fantastico. Uno dei miei gruppi preferiti poi, quindi vabbè, io poi tutto quello che mi piace lo porto, giustamente. Lo faccio per me, prima vabbè, per me e poi per gli altri. Il locale si fa proprio immagine e somiglianza, no? Esattamente, si vede, no? Che non e si funziona. Capisce niente. E funziona, e funziona tantissimo. Diciamo i giorni di chiusura un attimino. Allora, per il momento siamo sempre aperti, tutti i giorni dalle 7:30 di sera, però la mattina ci riposiamo, anche perché adesso ho due bambini che mi tengono proprio... Due, tre. Ciao Elio, bella mamma. Elio, un bacio affettuoso. Ciao Elio. Troppo bravo. E per l'estate sarà così, d'inverno cercheremo di aprire anche a pranzo. Ora meglio. Noi stiamo pensando da settembre perché ce lo stanno richiedendo in molti, il parco risponde bene, è una bella zona, c'è movimento, quindi un attimo che stiamo rodando, piano piano ci stiamo incamminando, io spero da settembre. Certo, perché d'estate la gente va a mare, non torna, quindi è inutile quasi. Sì, sì, poi noi abbiamo aperto in un periodo un po' a cavallo, un po' strano, quindi rimandiamo tutto, ci riserviamo per settembre. Avete aperto, questo è l'importante. Ce l'ho fatta. E... cosa ci abbiamo messo? Ci ho fatto un figlio nel frattempo, quindi devi andare a fare, quindi facciamo un figlio, poi dopo vediamo come va. Ci ho messo più di 8 mesi, però alla fine ce l'ho fatta. Delle birre parleremo col mastro birraio. Esattamente, perché di me puoi parlare di conti, io mi occupo solo di quello. E di stile, guardate qua che pezzo di donna che è questo. Che pezzo di manzo. Ti trovano anche su Facebook, chiaramente. Ovviamente, la pagina è Black Hall Tavern. Il sito lo stiamo preparando con le pagine gialle, ci stiamo muovendo anche in quella direzione. Là, quindi piano piano riusciamo a fare tutto. Io così faccio le cose, piano piano, con calma, lenta. Me la prendo con comodo, sì, infatti loro mi spottano che io in Brasile potrei vivere benissimo, proprio con comodo, sì, domani, poi si vede. Soft, poi va si bene così. Terzo figlio, no? Elio, era per te questo. Ancora Black Hall, ancora divertimento. Ciao!
della serie Fatti una famiglia. Tocca a te. Che famiglia ci facciamo stasera? Abbiamo fatto la bionda, adesso bisogna farsi. Ah, ecco. Dice, perché era quella, com'era domanda la barzelletta? Raffaella, dice, papà, quando te la fai la famiglia? C'era il nonno, la zia, le fratelle, la sorella. Sto riuscendo, mi manca solo Raffaella, che la salutiamo. Io ce l'ho tanto, bravo, la proprio salutiamo. La mia, l'80% diciamo. Anche il mio 80, 99, anche il 90. Anche 99. Facciamo il 99. Fermo restando i tuoi meriti che sono indiscutibili. Non ne ho. Ciao a tutti. Tu sei la persona più affidabile che ci possa stare ancora nel panorama della Movida Salernitana, lo dico io. No, non dire così. Lo dico perché ti conosco da 20 anni minimo. Anch'io conosco te da 20 anni minimo. Forse avevamo 20 anni in meno. In meno tutti e due, quindi sono 40 anni. Dove li abbiamo buttati questi 40 anni? No, buttati, perché tutto quello che ho fatto, anch'io. Le cose buone e le cose negative. Anch'io, mio caro. E adesso ti sei creato questo nuovo giocattolo? È un giocattolo serio. Però. Sì, è un bel giocattolo serio che dà ovviamente dei problemi come tutti i giocattoli nuovi, no? Perché ci sono le soddisfazioni, ci sono gli errori, tanti errori. Si sbaglia a destra, a sinistra, ma è inevitabile quando si crea un'attività nuova, bisogna mettere insieme tante idee, tante persone, coordinare. Parliamo un attimino parliamo delle cose negative. E infatti io di quello stavo parlando. La tua difficoltà maggiore nel gestire un tipo di ristorazione che è diverso da quello che hai sempre fatto. Certo, e allora il mio primo impatto con questo tipo di attività è stato scioccante. Devo dire, perché abituato per tanti anni a fare un certo tipo di cucina e devo dire con un orgoglio anche di un certo livello, no? Scendere ora nei piani sottostanti, ma non perché questo sia di serie B, ma perché è di una tipologia merceologica, la richiesta è diversa. Ovviamente qui si fanno panini, si fanno tegamini, si fanno anche piatti, molti piatti di carne, ma è tumultuosa la cosa, perché quando tu hai un ristorante, diciamo tra virgolette, importante, servi 25, 28, 30 persone insieme. Qui si arriva a dei numeri molto più grossi, e quindi c'è la difficoltà, nonostante l'impegno di 3, 4, 5 persone in cucina, di fare simultaneamente il servizio per tanta gente. Si incorre inevitabilmente, noi siamo incorsi inevitabilmente in tempi di attesa lunghi, in errori, panino andato, panino C, panino senza o con di più, vabbè, ma tutte cose che avevamo calcolato e che giorno dopo giorno comunque stiamo eliminando. 40-45 giorni aperti, 3.000 problemi alla partenza, 2.700 adesso, voglio dire, qualcuno l'abbiamo risolto, dai. Ma non ce ne frega niente. Non ce ne frega. Il problema non c'è. Non problema, infatti non c'è, perché la prospettiva del domani. L'importante, vedi, è vedere che il locale funziona, la gente torna, si diverte. Poi questa cosa nuova questa sera, devo dire, anche per me è stata divertente, perché ho avuto con me in cucina una cuoca brasiliana che lei a me appunto ha insegnato dei piatti di cui io non avevo neanche da riproporre. Sicuramente lo rifaremo, anzi Stella mi ha detto: papà, quando la rifacciamo? Ho detto: pensiamoci un attimo. Il piatto che ti ha incuriosito di più è anche la fagiolata, perché prima ancora di venire qua stasera, per non fare proprio una bruttissima figura con la cuoca, mi sono documentato e ho visto, quindi avevo idea che c'era appunto la salsiccia, la carne di maiale, la carne secca, la pancetta, i fagioli neri, infatti è nerissimo il piatto. Poi questa cosa che abbiamo messo intorno, che non mi ricordo ancora come si chiama, me lo farò scrivere. È il riso? No, il riso, dopo il riso. Al di fuori del riso c'era questa specie di un farinaceo con pancetta e cipolla, una farina non so di camut, non ho capito bene di che, poi dopo ti saprò dare ulteriori ragguagli. Questa cucina è pesante, leggera, è piacevole. Di quella di questa sera? Sì, quella che mi stavi illustrando. Allora, io amo e adoro
la cucina italiana e la cucina mediterranea in particolare. Fatta la premessa che per me è la più grande cucina al mondo, poi fatta questa premessa, ben vengano questi esperimenti, queste serate alternative, queste cucine alternative che però con la cucina nostra non hanno nulla a che vedere, perché sono cariche di sapori forti, pesanti. Chi non ha problemi di stomaco non ha problemi, chi non ha problemi di fegato, ma chi non li ha sti problemi? No, non li abbiamo assolutamente, però sono gustosi. Gustosissimi, anzi direi eccessivamente gustosi, però ecco, va bene una volta ogni due mesi, non di più. Il colesterolo sale. Assolutamente sì. Già cominciamo dai fagioli, no? Tu li puoi mangiare i fagioli? Sì. Io no. Buonissimo. Anzi, sto aspettando ancora una tua messicana, eh? Allora, io la messicana l'ho fatta in questi giorni, sei tu che non hai venuto. Che non hai venuto, l'ho detto in italiano. Ho venuto stasera, se c'è rimasto un poco io me lo prendo. No, stasera non c'è. Però ti devi mangiare un po' di questa facciolata. Te la faccio assaggiare. Te la faccio assaggiare. Perfetto. Invito a venire qui al Black Hole. Allora, agli amici e ai nemici. Allora, agli amici non li invito, perché gli amici lo sanno, sono venuti, torneranno. Ai nemici, ammesso che ci siano nemici in questo meraviglioso mondo, io dico semplicemente provare, perché è un locale alternativo dove si respira, tra virgolette, entrando, aria di musica. È un locale rock di tendenza, ma va bene per tutte le età. La cucina credo che sia firmata da un professionista, mi ritengo tale. Eccolo qua. Mi ritengo tale. E i miei collaboratori, che le mie figliole sono uniche, per cui voglio dire, siamo a Salerno, al Parco Arbostella, basta provare, aperti tutte le sere. E ogni sera c'è qualche novità. E noi vi aspettiamo. Black Hole. Grazie Pino. Grazie a te. Che sei a beve? Una capirigna. Vuoi assaggiare? No, già sto fatto di mio. Tu già sei fatto di tuo. Siamo belli. Senti, che figlio può uscire? Figlio? Che cos'è? Figlio. Vabbè, quando spiego ti faccio disegnare. Figlio. Parliamo. Aspetta! Di... Che è successo? Ma è fantastica. Ma quanto è bello! Non voglio fare interviste. Non voglio fare intervista, mi scoccio, non c'ho voglia, non c'ho. Guarda qua. L'anima del Black Hole. L'anima gialla del Black Hole. Gialla! Dorata! Gialla! Gialla! Gialla è disprezzo. Ok. Per chi non ti ama. Chi è che non ti ama? Nessuno. Tutti ti amano. Io in primis. Allora, stasera serata brasiliana, abbiamo parlato già ampiamente con papà, abbiamo parlato con la sorellina, però adesso voglio capire, ma questa serata greca? Bella! Dimmi, convincimi. Moussaka, feta. Feta però è buona! Feta, ma... E poi come si chiama? Uzzo? Uzzo? Vabbè, quello... sei tutto allora. Sì. E io sono greca proprio dentro. Sì. Greca, non vedete proprio. Sì. Una dea. E poi.
Souvlaki. Tu lo sai che sono i souvlaki? Sono rosso. Sì. Souvlaki. Cos'è il souvlaki? Souvlaki è uno spiedino di carne greco. Famosissimo in tutto il mondo. Famosissimo. Se la serata greca, deve essere forza greca. È ovvio, no? Certo. Allora, me li devi convincere a venire qui al Black Hole. Mi devi dire almeno tre motivi per cui devono venire qua, ma non solo per la serata greca, in generale. Birra. Musica. Bionde. More. Biondo solo lei. No, ci stanno. Io... Gialla solo tu. Gialla, già, io sono gialla. Gialla. E poi simpatia, allegria, mamma mia. Sono stato in un locale a Roma, sardo, dove a un certo punto che succedeva? Fermavano la musica, fermavano tutti, chef, aiuto chef, camerieri, uscivano dalla cucina. Eccolo, è uscito. Sta portando a noi, che sta portando adesso? Questa è la fasolada. Sta portando a me, al tipico buon piatto cameraman brasiliano a base di fagioli scuri, riso, carne, insomma. Una cosa fantastica. Una cosa bella da mangiare. Bella tosta. Caro Pino, tu le tue promesse le mantieni sempre. Hai visto? Pochi minuti, ta ta ta, tocco magico, just for you. Non vi diremo com'è, però vi facciamo guardare così vi rendete conto che vi siete persi stasera. E non si perderanno adesso con la serata greca che ci sarà prossimamente. E ti dicevo, uscivano dalla cucina con le caccavelle e facevano rumore, casino. Ah, si può fare. Io ti dicevo, che all'improvviso, girano per l'Italia, fa e poi rientra tutto normale. Mi accompagni? Andiamo, andiamo. Tutti quanti? Tutti insieme, dai. Soppate la musica. Facciamo questa cosa. E vai. Non pensavo che lo facessi, l'abbiamo fatta, non è molto anche me, troppo bello, fortissimo. Non ho paura di niente. E ogni sera bisogna fare sto giro di buon augurio. E tu devi venire tutte le sere e lo facciamo insieme. Venite anche voi, lo facciamo tutti insieme. Si gira con questo, per il locale con questo, che so, caccavelle, con le caccavelle e ci divertiamo. Volgarmente coperchio. Tesoro, allora, dove siamo? Un infoline. Allora, Parco Arbostella, adiacente pasticceria Mancini. Trovate la pagina di Facebook dove potete cliccare mi piace, vedere tutte le informazioni, il numero di telefono, specialità, eventi, specialità, tutto. E 089 29 62 975 oppure semplicemente su Facebook dove noi scriviamo giornalmente tutte le nostre iniziative. Bravo, meno male, non mi veniva. Avevo sulla lingua. bravo, grazie. Questo giovedì, serata greca, non mancate, provate almeno una volta il Black Hole e poi decidete se ritornare, ma secondo me ritornate. Grazie a voi.